Minacce di morte al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Appare sui social network l'ennesima dimostrazione d'odio espressa con termini forti e condannabili che in questa occasione hanno preso di mira il primo cittadino di Gorizia e la sua continua battaglia contro l'immobilismo del governo sulla situazione dei richiedenti asilo che nel capoluogo isontino stanno generando un contesto fuori controllo nella galleria Bombi. L'augurio poco gentile rivolto al sindaco è apparso su Twitter. Ziberna non dimostra preoccupazioni per se stesso, ma non accetta venga infangato il nome di Gorizia e dei suoi abitanti. Personalmente, come avevo già sostenuto in diverse circostanze, non sono assolutamente preoccupato per la mia incolumità, ci mancherebbe altro. Quello che però effettivamente questo è un segnale di un'attenzione che sta crescendo nella nostra città e anche lo comprendo, perché a fronte di una presenza di 90 richiedenti asilo per i quali si sono impegnati, che rappresenta 2,5 richiedenti asilo ogni 1.000 abitanti, per i quali sono impegnati tutti i comuni, anche il comune di Gorizia, noi oggi abbiamo il 12,5, cioè oltre 450 persone. Una presenza così massiccia, così importante, così significativa, come avevo denunciato in diverse circostanze, è foriera anche di tensioni. Io credo che questo sia uno dei sintomi che si stia per superare il limite. Quello che mi fa arrabbiare assolutamente non è questo attacco nei confronti della mia persona, ma nei confronti della città di Gorizia. C'è qualcuno che vorrebbe accreditare un'immagine di Gorizia che non è assolutamente reale. Si vorrebbe far passare Gorizia per una città non generosa, ingrata, una città che gira lo sguardo dall'altra parte quando vede un immigrato. E mi creda, visto che su oltre 8.000 comuni che ci sono in Italia, solamente 2.000 di questi accolgono gli richiedenti asilo. Gorizia non soltanto è tra questi 2.000, ma è probabilmente tra i 50 o 100 comuni in assoluto in Italia più generosi, cioè che ne ospitano di più rapportandoli al numero di residenti.